30 agosto torna il Summer Village agli ex Salesiani, un grande evento per rilanciare in un'unica giornata il complesso di Favenzia Sala scolpito dall'alluvione. Tante iniziative dallo spettacolo allo sport, alla musica, naturalmente con la scuola Sarti, ma anche i rioni. Sì, una edizione, non le solite quattro edizioni o tre edizioni degli anni precedenti. Abbiamo cercato di concentrare verso la fine dell'estate questo momento per dare un segnale di ripartenza, di vitalità. Il complesso c'è, è a disposizione della collettività e vogliamo che sia di nuovo abitato da questo tipo di iniziative. Per cui abbiamo deciso di ripartire con questo evento e dobbiamo prima di tutto ringraziare tutti coloro che a diverso titolo ci hanno manifestato interesse ed entusiasmo per essere parte di questa edizione speciale del Salesian Summer Village. Leopardistica con una gara che toccherà, una gara non competitiva che toccherà le aree alluvionate. Sì, la Luz, corsa non competitiva, due distanze, 5 km per i meno allenati, 10 km per i più allenati. L'idea è stata quella di portare un raggio di luce nelle vie della nostra città più toccate dall'alluvione. Speriamo in una condita partecipazione, speriamo che questa iniziativa possa avere successo. L'intento che ci muove è quello di stimolare una piccola raccolta fondi, la quota simbolica per l'iscrizione. Abbiamo deciso di devolverla in beneficenza a favore delle realtà colpite dall'alluvione. Calcio per i bambini, ma anche CrossFit. CrossFit, grazie a Progetto CrossFit che partecipa a questa edizione con una dimostrazione da parte degli atleti più giovani, di coloro che si approcciano alla disciplina attraverso il gioco, una dimostrazione di bambini dai 3 ai 6 anni, una dimostrazione da parte di Favenzia Calcio, una dimostrazione da parte anche di altre realtà sportive e non solo all'interno del complesso. Cosa faranno i rioni? Rioni simuleranno un piccolo palio e daranno anche una piccola esibizione di bandiere per cercare di dare un po' anche sfoggio delle abilità che purtroppo quest'anno il calendario gare non ha consentito ai faentini di ammirare. Naturalmente dalle 18:30 ci sarà opportunità anche di mangiare, di cenare, visto che riapre anche le World Café, oltre alle altre strutture che sono già aperte. Sì, assolutamente. Benvenuto di nuovo, bentornato al bistrò che riapre dopo il periodo necessario per il ripristino dei danni strutturali che il locale ha subito in conseguenza dell'alluvione. Un grazie al Mensana che è sempre presente e da subito è stato una valvola di sfogo, di riapertura, di vitalità per il complesso. Un grazie anche a Peace and Cream che verrà con un suo carrello di gelati a deliziare i più golosi.